Bentrovati al nostro appuntamento. Iniziamo con il Vangelo di questa prima domenica di Avvento in una nuova e suggestiva presentazione. In primo piano oggi le proposte e i sussidi per vivere il tempo forte dell'Avvento. Quindi il prossimo convegno di celebrazione del centenario del settimanale diocesano La Vita Cattolica. Poi la solidarietà della Chiesa cremonese con i paesi terremotati del centro Italia. E ancora la chiusura della settimana della carità con l'incontro sui migranti di Monsignor Giancarlo Perego. Infine gli appuntamenti della settimana. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: come furono i giorni di Noè, così sarà la venuta del Figlio dell'uomo. Infatti, come nei giorni che precedettero il diluvio, mangiavano e bevevano, prendevano moglie e prendevano marito fino al giorno in cui Noè entrò nell'arca e non si accorsero di nulla finché venne il diluvio e travolse tutti. Così sarà anche la venuta del Figlio dell'uomo. Allora due uomini saranno nel campo. Uno verrà portato via e l'altro lasciato. Due donne macineranno alla mola. Una verrà portata via e l'altra lasciata. Vegliate dunque, perché non sapete in quale giorno il Signore vostro verrà. Cercate di capire questo. Se il padrone di casa sapesse a quale ora della notte viene il ladro, veglierebbe e non si lascerebbe scassinare la casa. Perciò anche voi tenetevi pronti, perché nell'ora che non immaginate viene il Figlio dell'uomo. Ciao Elvira, ben trovata. Allora, mi senti? Tutto a posto? Tutto bene l'audio? Ciao Andrea, sì, ti sento e ti vedo benissimo. Tutto bene, grazie. Ok, se non sono indiscreto, so che ti sei trasferita. Adesso dove stai? Sì Andrea, adesso sono proprio in questo momento nella mia nuova casa a Cesena e mi sono trasferita il 7 novembre, adesso sarò qui per un po' di tempo. Dunque, quest'anno è un Natale un po' speciale, fuori città. Ti va di raccontarci qualcosa? Sì, sarà un Natale un po' speciale anche perché per la prima volta lo passerò un po' lontana da casa e probabilmente proprio nel reparto di maternità dove ho iniziato a lavorare. Infatti, dopo 3 anni di attesa, finalmente lavoro a Cesena e nell'ospedale Bufalini. E nel reparto di maternità, infatti io sono ostetrica, mi sono laureata nel 2013, ma dal 2013 in poi ho veramente fatto di tutto per fare questo lavoro che mi appassiona tantissimo e ho fatto veramente fatica. Ho mandato un sacco di curriculum, ho fatto concorsi veramente in tutta Italia, infatti sono qua a Cesena grazie a un concorso pubblico e sono andata veramente ovunque, sono andata al nord, al sud, al centro, Piemonte, Toscana, Veneto e a un certo punto pensavo veramente di non riuscire più, ero quasi rassegnata comunque a fare dell'altro per questi 3 anni. Comunque ho fatto la babysitter, ho fatto lavoretti, ho lavorato nelle aree bimbi, ho fatto comunque lavori che sono stati anche importanti per me, però sentivo che non era quello che volevo fare. Adesso invece appunto quest'anno sarà il primo Natale che passerò proprio nel reparto di maternità dove ho sempre desiderato passarlo. Tu Elvira sei credente? Sì, sono credente. Allora adesso siamo più o meno a un mese dal Natale e in questa prima domenica di Avvento il Vangelo ci invita a tenerci pronti. Cosa vuol dire questo per te? Cosa dice alla tua vita?
Intanto mi fa pensare proprio a questa esperienza, a questa frase, perché io mi sono comunque sempre tenuta pronta e diciamo che cioè, è stata una sorpresa, ma non totalmente inaspettata. È stato molto inaspettato il posto in cui mi sono trovata, non pensavo di andare comunque a 250 km da casa mia, dove comunque ho il mio ragazzo, i miei amici, la mia famiglia e sicuramente non è facile, questo indubbiamente non è facile. Tu, Elvira, hai scelto un lavoro che ti fa incontrare ogni giorno delle famiglie. È il mistero della vita che nasce. Al di là dei risvolti professionali, cosa ti colpisce dei padri e delle madri? Beh, la cosa che mi colpisce sicuramente è che queste mamme, questi papà, durante la gravidanza, anche nei periodi precedenti, comunque quando il bambino è solo sognato, prima del concepimento, hanno un'idea del diventare genitore, un'idea del bambino, ma solo quando comunque lo incontrano veramente in sala parto, scoprono veramente cos'è il mistero della vita, nel senso che sicuramente si fanno delle idee, magari hanno avuto dei precedenti bambini, ma ogni incontro con ogni bambino è diverso e vedi che proprio quando entrano in sala parto ed escono, il loro sguardo cambia totalmente. Allora, che dire, grazie, buon lavoro e comunque un buon avvento anche da qui, eh. Grazie, buon avvento anche a voi, vi saluto, ci vediamo. Con questa domenica inizia l'Avvento, il tempo che accompagna il Natale. Un tempo forte di preparazione e di avvio che invita settimana per settimana a iniziare un nuovo percorso verso il compimento di quella era nuova della storia umana cominciata con il Natale del Signore. Proprio per sostenere questo cammino, anche quest'anno l'Ufficio Liturgico Nazionale mette a disposizione di tutti, attraverso la piattaforma internet della CEI, un sussidio per l'Avvento e il Natale. Filo conduttore, un versetto di Isaia, al centro della riflessione, ogni domenica, così come per le festività, la parola di Dio, con suggerimenti per la catechesi e la meditazione personale. A livello diocesano, invece, proposta ormai consolidata è quella della Federazione Oratori Cremonesi, che ha proposto anche quest'anno una serie di materiali differenziati per età. Acquistabili presso la sede del Foppone o sul sito internet focra.it, sono un itinerario che aiuterà famiglie, giovani, adolescenti e ragazzi a camminare insieme alla Chiesa Cremonese. Alle famiglie è proposto di comporre la corona dell'Avvento accendendo ogni settimana un lume e seguendo la proposta dei personaggi biblici del tempo dell'attesa. La proposta per i giovani è realizzata attraverso un libretto di preghiera quotidiana con alcuni richiami al Sinodo dei Giovani. Agli adolescenti è proposto un sussidio a schede che ripropone la logica della palestra e propone la parola come allenamento base. Per i ragazzi la proposta è quella di riscoprire, attraverso alcune figure profetiche di ieri e di oggi, la forza rinnovatrice del Vangelo. Non manca inoltre la serie di 8 poster per le domeniche di Avvento e le feste sino all'Epifania con i disegni del sacerdote cremonese Don Angelo Maffioletti. Avvento, tempo prezioso per guardare dentro di sé, ma anche per volgere lo sguardo a chi sta accanto, in particolare ai più bisognosi. Con questo spirito la Chiesa cremonese vive ogni anno l'Avvento di fraternità. Promosso in sinergia con la Caritas e l'Ufficio Missionario, servirà quest'anno a sostenere il progetto di ristrutturazione e rilancio dell'ospedale pediatrico di Cansele, quartiere di Mui Bai, capoluogo della provincia del Kasai orientale nella Repubblica Democratica del Congo. Una scelta non casuale, visto che dal marzo scorso qui opera il missionario laico cremonese Paolo Carini della parrocchia del Boschetto, che per 3 anni seguirà un progetto, finanziato anche dalla CEI, per la ricostruzione e il rilancio di questo ospedale, approntando un sistema di contabilità corretto e autosostenibile. In una situazione, in una condizione come quella attuale, dove noi assistiamo all'arrivo di tantissimi ragazzi, di tantissimi giovani e donne da diversi paesi dell'Africa, non potevamo pensare a non sostenere un progetto del genere.
non solo perché si tratta di un cremonese, ma perché si tratta di una zona di estrema povertà, quella nella quale lui opera. Non esiste uno stato sociale, di conseguenza le donne, i bambini, tutti devono pagare pur di accedere alle cure di un ospedale. La situazione esistente è una situazione estremamente critica, dove bisogna ripartire prima di tutto dall'avere l'acqua, poi avere i mattoni per la ricostruzione. Gesti concreti di solidarietà, accanto a momenti prettamente spirituali, sono i passi che scandiscono il cammino verso il Natale. Chi l'avrebbe mai pensato tra i giovani di Azione Cattolica cremonesi che il 23 dicembre 1916 fecero uscire il primo numero di un nuovo giornale, che questo sarebbe arrivato a compiere oggi 100 anni. Uscì in quella data il periodico La Voce dei Giovani con il sostegno del giovane vescovo Giovanni Cazzani. Divenne ben presto Voce di Tutti, per cui nel gennaio del 23 la testata si modificò semplicemente in La Voce. E 2 anni dopo, nel 1925, mutate le situazioni storiche e politiche, cambiò di nuovo definitivamente in La Vita Cattolica. 3 testate dunque, ma sempre unico il cammino di informazione a servizio della Chiesa e della gente, fino a oggi. E ora, al compimento di un secolo di vita, il settimanale celebra la sua storia con un convegno presentato in conferenza stampa. Il convegno, aperto a tutti, si svolgerà a Cremona venerdì 2 dicembre alle ore 16:45 presso l'auditorium del Museo del Violino. Celebrare i 100 anni di vita cattolica vuol dire guardare al passato, ma con lo sguardo al futuro. Se per 100 anni la Vita Cattolica è stata il giornale della Chiesa e il giornale della gente, che ha documentato la vita della nostra comunità locale a livello territoriale e ha documentato anche la fede o la perdita della fede, i problemi della nostra gente, questo vuol dire che è stata, che ha fatto un buon servizio. Questo servizio deve continuare, certo. Siamo nel tempo, come recita il titolo del convegno che faremo, nel tempo di internet. Molte cose cambiano, ma il problema è di domandarci: il giornale di carta resterà oppure no? Ecco, abbiamo partecipato qualche settimana fa a Roma a un convegno nel quale uno studioso a livello universitario di queste tematiche ci diceva che il giornale è più che mai necessario, perché su internet più che altro ci sono le informazioni immediate che colpiscono, ma l'approfondimento, l'occasione, la possibilità di pensare, approfondire, leggere, rimeditare è sempre sul giornale. Quindi il giornale va conservato e certo in sinergia e in sintonia con i nuovi strumenti della comunicazione sociale. La presidente della NEC, la società editrice di Vita Cattolica, la dottoressa Enrica Ferraroni, ha illustrato questo prossimo appuntamento. Presenzieranno al convegno il vescovo Napoglioni insieme all'emerito Monsignor Lafranconi. L'ospite d'onore che svolgerà la relazione ufficiale sul tema Il settimanale diocesano nel tempo di internet sarà Monsignor Viganò, già direttore del Centro Televisivo Vaticano e ora prefetto della nuova segreteria della comunicazione della Santa Sede. La relazione storica sarà a cura del professor Franco Verdi e del dottor Walter Montini. A tirare le fila, Monsignor Vincenzo Rini, che da più di 30 anni dirige il settimanale diocesano. Lavorare per 31 anni abbondanti, 31 anni e 7 mesi, al settimanale diocesano è stato davvero un impegno importante e anche a volte pesante. E un impegno che mi ha messo a contatto con la realtà della stampa in generale, mi ha messo in contatto soprattutto con la gente. La cosa che più mi è piaciuta in questi anni è che per poter scrivere, per poter fare giornale, sono stato portato a incontrare sempre di più la gente, le persone di tutte le qualità, giovani, adulti, bambini stessi, che mi riconoscono, mi chiamano, mi significano il fatto di aver letto una cosa o l'altra. Eccoci, questo legame con la gente, per cui il nostro risulta essere un giornale non che
cade sopra le teste, non è al di sopra della gente, non è fuori dalla nostra storia e dalla nostra cronaca, è dentro la vita quotidiana. Questo mi pare la cosa importante, e lei si è stato, io grazie a questo lavoro, a contatto con tanta gente, mi ha dato grande soddisfazione. A fine dicembre Monsignor Rini cederà la direzione di Vita Cattolica al nuovo responsabile della comunicazione diocesana, Don Enrico Maggi. Il senso della celebrazione centenaria di Vita Cattolica è anche per noi lo spunto per guardare al futuro. Dopo aver celebrato 100 anni di servizio all'informazione nella nostra chiesa locale, la nostra diocesi si sta disponendo anche a una riflessione su questo servizio, sulla presenza dei media nella nostra chiesa e anche per cercare di rispondere alle provocazioni che vengono dagli enormi, velocissimi sviluppi tecnologici che la comunicazione ha conosciuto. Proprio in questi giorni ha preso avvio il lavoro di un gruppo di studio chiamato proprio a proporre alla nostra diocesi passi nuovi per rispondere alle necessità della pastorale e comunque al dovere di partecipare al dibattito sulle opinioni, che è una delle mission più importanti della comunicazione. Appuntamento da non perdere dunque questo di venerdì 2 dicembre per lettori e sostenitori del giornale diocesano, sacerdoti e laici, e per quanti apprezzano ancora oggi l'ideale e la storia del giornale, che continua da un secolo la sua missione disinteressata e profetica per il territorio cremonese e la sua gente. Queste immagini, messe a disposizione dal Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, ci permettono di inoltrarci nelle zone terremotate del centro Italia. Siamo nel territorio dell'arcidiocesi di Camerino San Severino Marche, con cui la chiesa cremonese è gemellata. Un progetto di sostegno e vicinanza presentato ufficialmente nella cena organizzata all'inizio della Settimana della Carità a favore proprio delle popolazioni terremotate. Piatto principe, naturalmente, era la pasta alla matriciana. Accanto ai vertici di Caritas Cremonese, cui sono affidati la gestione e il coordinamento dell'intervento, c'era naturalmente il vescovo Antonio Napoleoni, originario di quella terra. Proprio il vescovo, come ci ricordano queste immagini, si era recato sui luoghi del sisma subito dopo le forti scosse che hanno distrutto Amatrice, e lo stesso aveva fatto lo scorso ottobre, quando il terremoto ha avuto come epicentro proprio la sua terra, in particolare le zone di Camerino, Ussita e Castel Sant'Angelo sul Nera. Qui, dal 14 novembre, la chiesa cremonese è presente con un'operatrice della Caritas, Nicoletta Doria Colonna, campo base presso la parrocchia di Pian di Pieca, nel comune di San Ginesio, l'ufficio in questo camper. L'impegno principale è quello dell'ascolto, per venire incontro alle tante necessità che quotidianamente emergono. Stiamo così monitorando un po' quello che è lo stato delle cose, quindi stiamo cercando di capire effettivamente queste persone di che cosa possono avere bisogno. Lavorando in emergenza, naturalmente i bisogni cambiano anche di giorno in giorno, e quindi un giorno c'è bisogno del tonno, il giorno dopo invece c'è più bisogno di fare ascolto e accompagnamento, perché magari quel giorno alcune persone sono particolarmente in difficoltà. Ecco, c'è molta depressione in questo momento, specialmente tra gli anziani, che comprendono che sicuramente le loro case verranno ricostruite, ma sanno che i tempi sono lunghi, hanno grandi difficoltà, perché dormire in 60, in 70, oppure come a Camerino per esempio in 200, 300, tutti in uno stesso ambiente, uomini, donne, gli anziani con i bambini, usufruire degli stessi servizi, insomma capite che è difficoltoso, lo si può fare per una notte, due, tre, ma quando comincia a essere già un mese, insomma le persone sono stanche, hanno bisogno della loro dimensione privata, hanno bisogno anche di certezze, di capire quali tempi effettivamente ci possono essere per ritornare a casa. Un vero e proprio diario dell'operato di Caritas Cremonese sui luoghi del sisma è pubblicato sul portale internet della diocesi di Cremona.
Accanto agli aggiornamenti quotidiani non mancano neppure appelli alla generosità, che già hanno trovato le prime puntuali risposte, come per le lavatrici e le asciugatrici donate da Parrocchia e Avis di Castelverde, o i generi alimentari e di conforto che molti privati hanno garantito sin dalle prime ore dell'emergenza. Ma la disponibilità arriva anche da molti volontari pronti a recarsi sul posto. Lo spirito della Caritas è quello di accompagnare alla lunga le persone, quindi di stargli accanto fin tanto che si spengono le luci della ribalta, non si parla più tanto di loro, ma loro comunque continuano ad essere in stato di disagio e quindi li sosteniamo. Sicuramente i volontari potranno arrivare già nel periodo di Natale. Il posizionamento di due tensostrutture, indispensabili centri di aggregazione per anziani, bambini e famiglie, sono l'ulteriore tassello del sostegno della diocesi di Cremona. Una vicinanza fatta di attenzione e prossimità nel segno dell'amicizia tra chiese e sorelle. Il programma della tradizionale Settimana della Carità, promossa da Caritas Diocesana nei giorni in cui ha fatto memoria del padre dei poveri, Sant'Omo Bono, ha proposto lo scorso 10 novembre a San Giovanni in Croce una intensa serata di riflessione. Monsignor Giancarlo Perego, direttore generale della Fondazione Migrantes della CEI, ha affrontato dinanzi a una folta e attentissima platea il delicato tema richiedenti asilo e rifugiati in Italia. La partenza, il viaggio, l'accoglienza nelle città, tra solidarietà e indifferenza. Don Antonio Pezzetti, direttore della Caritas Cremonese, ha anzitutto offerto, numeri alla mano, la sintetica fotografia della situazione. 1.100 immigrati chiedenti asilo in provincia di Cremona, di cui quasi la metà accolti dalla Caritas, un trend in crescita dal 2011. Pochissimi coloro che hanno optato per restare nel Cremonese, solo 17 coloro che hanno ottenuto il titolo di rifugiato politico, 47 quelli che lo hanno ottenuto come protezione sussidiaria e 40 quelli che lo hanno ottenuto per motivi umanitari. Ma sono state le concrete questioni poste dal vicario zonale della zona pastorale decima, Don Luigi Pisani, ad introdurre l'intervento di Monsignor Perego. Perché assistiamo a questa ondata migratoria? Fino a quando durerà? Come valutare la concreta politica di accoglienza, anche nelle sue pieghe meno trasparenti o ambigue? Può la Chiesa aiutare a trovare le modalità per l'accoglienza? L'intervento di Monsignor Perego, forte di un'analisi documentata e puntuale, è entrato nel merito delle questioni. In questi 3 anni sono sbarcati sulle nostre coste 480.000 persone provenienti da 65 nazionalità diverse. Di questi 480.000 oggi sono accolti nelle diverse strutture di prima e di seconda accoglienza 160.000 persone. Questo significa che 2 persone su 3 hanno continuato il viaggio verso altri paesi europei. Di queste 160.000 accolte, circa 30.000 sono accolte nelle strutture ecclesiali, quindi è significativo anche questa attenzione che il mondo ecclesiale ha dato a questo mondo di richiedenti asilo e rifugiati, che sono soprattutto persone in fuga da guerra, da disastri ambientali, da persecuzione politica e religiosa. Dinanzi a questo drammatico scenario, il relatore si è posta la domanda se sia davvero una tragedia l'arrivo di una decina di persone in una cittadina come tante del territorio italiano, come amaramente è accaduto nella cronaca recente. Purtroppo l'informazione, che tante volte esaspera alcuni fatti, alcuni avvenimenti, alcune trasmissioni che ad hoc costruiscono questo, stanno accentuando anche la paura, il timore, e da questa paura e timore tante volte nasce lo scontro sociale, nasce la contrapposizione sociale, nasce, come è successo a Godino, la non volontà di accogliere 12 donne e 8 bambini, come avvenne quella sera in questo piccolo paese dell'Emilia Romagna. E quindi ripartire dall'informazione, come hanno detto anche i vescovi nel Vademecum, da un confronto anche come quello che sta avvenendo nelle nostre comunità, da
una conoscenza dei dati, oltre che da una conoscenza delle esperienze reali che stanno avvenendo di accoglienza sul territorio, penso che si possa superare la paura. In fin dei conti 150.000 persone sono una nuova città in Italia, in un'Italia che lo scorso anno ha perso oltre 250.000 persone, che lo scarto fra i nati e i morti, un dato di questo genere non avveniva dalla Prima Guerra Mondiale. In una nazione votata alla decrescita per la denatalità, con 1 milione di badanti stranieri in Italia che sorreggono l'invecchiamento della popolazione, il relatore ha posto polemicamente la questione della scelta, squisitamente politica, di un approccio sociale e non solo di tutela della sicurezza. La storia della presenza sociale della Chiesa nelle diverse epoche storiche, ha concluso il direttore di Migrantes, è una storia di accompagnamento delle situazioni e delle persone, volta alla valorizzazione e al rispetto della dignità di ognuno, come sta accadendo in diverse diocesi italiane. Le esperienze sono tante e molto significative, sono le esperienze ad esempio di 500 famiglie che hanno ospitato in casa un richiedente asilo, un rifugiato, come un figlio tra gli altri figli. Con loro hanno costruito un cammino di studio, un cammino di lavoro, magari nell'azienda stessa familiare. Oppure l'esperienza del seminario di Fermo, che ha ospitato, sta ospitando 80 richiedenti asilo, dove sono nati dei laboratori per la sartoria, visto che le persone che vengono dal Gambia sono dei sarti anche molto capaci, alcuni di questi sono stati assunti anche da Prada. Oppure come sta avvenendo a Bergamo, 800 richiedenti asilo che hanno iniziato dei percorsi di studio nella scuola professionale in quegli indirizzi scolastici costruiti ad hoc, che porteranno alla fine del percorso di studio l'inserimento direttamente nel mondo del lavoro, nelle imprese artigiane o nelle imprese industriali del territorio. Ecco, la fantasia è tanta e bisogna effettivamente anche riuscire a partire dalla storia personale delle persone, dalla competenza delle persone, per costruire un percorso di integrazione. Migranti che restano persone, oltre ogni strumentalizzazione, oltre la diffidenza che ci impedisce di distinguerne il volto. Ed ecco ora i principali appuntamenti della settimana. Lunedì 28 alle ore 21 nella chiesa parrocchiale di Caravaggio, incontro del Vescovo con i catechisti delle zone 1 e 2 della diocesi. Giovedì 1 dicembre il Vescovo incontra gli ospiti della Casa della Speranza in occasione della giornata mondiale contro l'AIDS. Venerdì 2 alle 16.45 all'Auditorium del Museo del Violino il convegno aperto a tutti per i 100 anni di vita cattolica. Sabato 3 dicembre alle ore 10.30 inaugurazione con il Vescovo del progetto civico 81 in via Bonomelli in città. Ed è tutto per oggi. Arrivederci tra 7 giorni.